Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, tutto bene? Avete passato bene le feste di Pasqua? Allora, io che dire, a mangiare e poi abbiamo fatto qualche piccolo giretto come appunto vi sto facendo vedere. Alla fine sempre i soliti giri, qui sono al centro commerciale, come vedete vado subito dritta a vedere detersivi, scope, stracci vari. Poi pomeriggio siamo andati a fare una bella passeggiata a Pavia, che è abbastanza vicino da dove abito io e diciamo che è una bella città, c'è pieno di negozi. Dopodiché ci siamo fatti un bel aperitivo. Però in questo video troverete, oltre che questi giretti così che ho voluto farvi vedere, una pulizia proprio estrema del terrazzo, perché per un anno è stato chiuso e di conseguenza c'era da pulire la qualunque, dal pavimento al tavolo, ai mobili, alle tapparelle fuori, insomma di tutto un po'. Adesso sono arrivata a casa e comincio come prima cosa a stendere una lavatrice che avevo fatto precedentemente. Io non metto le mollette perché devo dire che la zona dove abito io non è ventosa, di conseguenza è difficile che mi cadano giù i panni per terra. E quindi non mettendo le mollette evito che si formino quei segni antipatici sulla biancheria, diciamo, sulle cose che vado a stendere, ecco. Tanti buoni propositi delle feste, allora mi metto a fare la dieta, non mangio i dolci, non mangio pasta, non mangio qui, non mangio là, chiaramente è andato tutto a rotoli. Ma vabbè, noi non demordiamo, adesso poi, finite le feste, vedrò di rimettermi in riga. Ed ecco qui le condizioni del mio terrazzo. Abbiamo coperto un pochettino, diciamo almeno i mobili, con un celofan, però essendo che il mio terrazzo non è coperto, ha soltanto una tenda in PVC, diciamo che si è sporcato veramente tutto. E tra l'altro appunto il condizionatore non è stato coperto e di conseguenza è veramente sporco, come vedete appunto. Come prima cosa, naturalmente, vado a levare tutti i celofan che ci sono. Ovviamente non sono recuperabili perché sono veramente sporchi, quindi li ammucchio per bene e li vado a buttare via. Dopodiché sposto il tavolo nella sua posizione giusta. Questo mobile è un mobile in legno dell'IKEA che avevo tantissimi anni fa nella casa di Genova, quando ancora vivevo là. E adesso l'abbiamo messo qui in terrazza perché è veramente comodo. Sono andata a mettere dentro bicchieri, piatti, di modo che quando mangiamo fuori mi trovo tutto a portata di mano. Comincio appunto a mettere sul tavolo le cose che ci sono a terra, tanto saranno tutte da pulire anche loro, diciamo, e comincio a togliere la più grossa con la scopa. Sporcizia e polvere naturalmente regnano sovrane e quindi devo proprio dare una bella spazzata. Come prima cosa, appunto, come dicevo prima, e ci metto un pochettino perché tra tira su, tira giù i vasi e tutto, insomma, è un lavoretto che mi impiega un pochino di tempo. Anche questa bacinella azzurra che metto per l'acqua del condizionatore è veramente pietosa. E dopodiché andrò appunto a sciacquarla a sguazzo sotto la doccia. Vado a liberare anche quella cassapanca da tutto quello che c'è dentro, perché la maggior parte delle cose andranno buttate. E veramente trovo sporcizia in una maniera incredibile, anche perché la tenda in PVC per la maggior parte dell'inverno viene tirata indietro, perché se nevica appunto andrebbe a rovinarsi. Sono andata poi a preparare una bacinella d'acqua con Ace Gentile e mi sono andata a mettere naturalmente i guanti perché
Ace Gentile senza guanti non è possibile utilizzarlo, perché si rovinano tutte le mani, essendo un prodotto che di gentile non ha proprio nulla, ma anzi è abbastanza corrosivo. Io tutte le volte che l'ho usato senza guanti sono andata appunto ad avere tutte le mani puntinate di bianco, quindi vi consiglio appunto di utilizzare i guanti. Continuo la mia pulizia andando a lavare appunto quella parte verde in plastica che abbiamo messo come divisorio. Sono andata già a cambiare varie volte l'acqua perché veramente era inguardabile. Vado poi a pulire per bene anche la tapparella. E via di nuovo col cambio dell'acqua. Dopodiché vado a prendere la scala e procedo con la pulizia in alto. Vado a pulire proprio tutta la parte del condizionatore in plastica, quella luce che c'è appunto che ci serve per la sera, e vado a togliere anche tutte le varie ragnatele che si sono formate nel muro. Sono andata già a comprare naturalmente qualche piantina di geranei, ma questa è un'altra storia perché oggi non andrò a metterli giù. Anche l'altra tapparella necessita proprio di una bella pulizia e continuo a fregare per bene con Ace Gentile. Devo dire che il risultato è ottimo. Dopodiché con Rotomop vado a pulire anche questi mattoncini nel muro, perché ho visto che sono proprio impregnati di ragnatele, e quindi vado proprio a dare una bella rinfrescata anche a tutto il muro. Dopodiché vado a terminare la pulizia del divisorio del terrazzo, che appunto, come vi dicevo prima, è sempre in plastica, perché anche questo era veramente sporco. E guardate qui che acqua nera che si è venuta a creare, sembra impossibile, ma veramente lo sporco regna sovrano. A questo punto vado a pulire per bene il mobile di legno, sempre con lo straccio con Ace Gentile,
e proprio vado a ripassarlo in tutte le sue parti, dentro, fuori, i vetri, e anche qui insomma da fare ce n'è, perché appunto qua dentro ci andranno messi poi i bicchieri, c'è la tovaglia, i piatti e tutto, e quindi deve essere sempre pulito e igienizzato. E continuo appunto la mia pulizia facendo questo lavoro. Dentro ci sono i piatti che poi andrò a togliere e a metterli in lavastoviglie per lavarli. Dopo aver pulito questo mobile, lo vado proprio a spostare per andare a lavare e scopare per bene lì dietro. Dopodiché vado a smontare il bidoncino della raccolta differenziata della spazzatura e vado a pulire i contenitori dentro per bene e il contenitore unico di fuori proprio sotto la doccia, con sgrassatore, insomma tutto quello che avevo a portata di mano, di modo che il bidone rimane proprio igienizzato al 100%. Ecco, io penso quando c'è da pulire appunto questi contenitori di plastica e tutto, il mio pensiero è questo: io vado direttamente a lavarli a sguazzo sotto la doccia perché impiego decisamente meno tempo e diventa tutto più pulito. Vado poi a dare una bella ripassata in ginocchio in tutti gli angoli che erano dietro al mobile di legno e anche proprio all'angolo della finestra. Vado poi a dare una bella pulita al tavolo. E anche qui, anche se all'apparenza appunto sembra pulito, ho trovato veramente tanta sporcizia. Quindi con uno spray qualsiasi vado a fare questa pulizia, anche naturalmente delle sedie, dello scheletro delle sedie, dove poi andrò a mettere i cuscini. Vado a preparare poi il secchio con acqua, ammoniaca e un pochino di ace gentile, ma proprio poco, per andare a pulire in terra. Queste sono piastrelle, anche se sembrano di legno, ma in realtà sono piastrelle. Si possono lavare molto bene e in modo agevole. Però questa volta vado a fare proprio una pulizia a sguazzo. Prendo questo spazzolone e comincio a lavare per bene per terra, buttando proprio l'acqua a sguazzo.
e dopo aver buttato per bene l'acqua in tutto il terrazzo, vado di spazzolone. Devo dire che in questa maniera qua mi sono risparmiata proprio di utilizzare straci, mocio e rotomop, perché la pulizia rimane proprio fatta in modo approfondito e non si fa neanche fatica. Ecco qui il mio terrazzo pulito e ordinato. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. A questo punto passo in cucina a preparare il pranzo. Vado a fare il mio solito arrosto, ecco, il mio arrosto delle emergenze che tengo sempre nel freezer. Vado a mettere lo scalogno, l'olio, un pezzettino di dado e a parte vado a fare un pentolino con l'acqua e un po' di dado che vado poi appunto a innaffiare l'arrosto. Sono andata a metterci anche un po' di rosmarino e un goccino di vino bianco. Di contorno andrò a fare i peperoni, che andrò a friggerli in padella con l'olio e uno spicchio di aglio. Vado poi a togliere le poche cose che sono rimaste in lavastoviglie per andare poi a mettere le altre, cioè le cose che ho utilizzato per cucinare e per la colazione, di modo che lascio in ordine per poi mettere i piatti del pranzo. Sono andata appunto a fare un piccolo riordino, compreso di pulizia velocissima del lavandino, per poi andare a preparare la tavola in terrazza e a fare il nostro primo pranzo all'aperto. Bene ragazzi, il mio video sta volgendo al termine. Come vedete sono qua in terrazza per preparare la mia tavola e poter pranzare fuori. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Ringrazio tutti quanti naturalmente di averlo guardato. Invito le persone che non si sono ancora iscritte ad iscriversi al mio canale. E naturalmente vi do appuntamento al prossimo video e vi mando un bacione fortissimo.